Ma di chi minchia stavano parlando questi? Su cazzi a mare. Ma che pensi tu, Ciccio? Non sai che significa? Come ciò punti a Don Dino Putiaro, o Costurere, a Donna Iana, a Pippo Pisciaro? Ma di che c'è? Ma cane abbiamo in terra tutto per terra? Tutto, tutto no, ma menzo sicuro. Ma cara via celeste? Tutta no, ma menza sì. E quando mangiano tutti questi cristiani? Saccio, dice Caffineno, tutta una zona residenziale, sì, una zona ogni cirico un'unesima. Niente, come c'è chi con un do? Dovrebbe sentire cacciano a buttare magari l'autobus. Ah, ma quartieri, un quartieri belle, belle. Ciccio, ma quei chi te? La conosci? Ma se andiamo con queste che hai figliato maresciallo e carabinieri? Ma che minchia ne sai tu? Ma tu moricisti! Ma che capisci? Che capisci? Iuta marito, che c'era chissà che mi voleva! No che me la va a maritare! E a quei mariti allora, Ciccio? Che mi dici se ti stai muto? Ma che meglio, eh? Oh, siamo tutti d'accordo che ne andiamo una ragione, eh? Vieni qua, vieni qua. Gli hai portato il documento? Mi sa tanto che li ho dimenticati in pensione. Minchia! Che come facciamo ora, eh? Oh! Io ora! Azza amara con c'è la punta chi sa. Vabbè, vabbè, non ti preoccupare che ora ci diciamo che è cosa ne. Sì. Ora, gli vuotono. Che è questo? Non ti preoccupare, mamma! Caucaroso! È cosa mia! Ora dai, torna a uscire fuori, capisci? Aspetta, aspetta! C'ho la patente, l'ho trovata, l'ho trovata, c'ho la patente! Bravo, bravo a me, compare! E già sei, allora. Mio padre mi aveva raccontato che proveniva da un quartiere del centro storico, San Benito Vecchio, che era stato quasi distrutto per permettere l'ammodernamento urbanistico della città. Invece l'avevano divisa questa città, i cattivi da una parte e i buoni dall'altra. Per noi avevano costruito San Benito Nuovo, fiore all'occhiello dell'urbanistica satellitare degli anni 60, e lì ci avrebbero rinchiuso per sempre quei bastardi speculatori e politici corrotti come li odiavo. Nel vecchio quartiere San Benito era rimasta la zona delle puttane e quando potevamo sfogarci andavamo là per ritrovare le radici dei padri e farci una ficcata per 15.000 lire. Insomma, quelli ci avevano lasciato il bordello e così piangevamo con un occhio. Ma la sera, seduti accanto alla guardiola, fumavamo MS e qualche spinello, perché a noi ci piaceva starcene sotto l'avione e farci venire la faccia gialla. Poi qualcuno esagerava e finiva a pugni e a pammati. E io in quei momenti ritornavo romantico, sognavo d'occhi aperti e annacquati. Mi ritiravo a casa e continuavo. E c'era mia mamma, non sempre il te, e ogni tanto erano coppie. O continentale, o mandiamo un casco da cianco. Forza del dopo. Scusate, ma chi è il casco da cianco? Ma Ciccio, ma perché non ci ho spiegato come è il casco da cianco? È una che ti fa a ricreare, ti fa godere. Sattolo buono, ma che virginello è. Ora, ora, appena viene cascuta si schifia. Che fai esperienza, no? E poi il secondo all'amico suo continentale. Guarda, guarda, guarda che stanno miscendo, si stanno miscendo. Secondo mia si sdinga e non già fa. No, no, no. Il vostro amico si è comportato benissimo. Un campione è stato. Che bravo a me un mare, va, che ora ti merete a vedere che hanno ricavato. Ma che c'ha, Lina? Sembri che piangi, sì. I clienti se ne scappano se ti vedono così. E poi sembra la stessa storia. Io si maritavo, ti lassavo, lo capisti? Ma non è chi sto problema, donna mamma? Io prima ero una signora. Non mi faceva mancare niente lui. Una sera sì e una no mi faceva visita. E chiamavo la visita. Ma che cosa state dicendo, donna mamma? Lui mi amava veramente. Certo, t'amava, sì.
aveva promettuto uno con le sue mogliere, vero? State una mutata niente, sapete voi. Signorina, a ringrazio signore che ti tengo qua e ti pago pure per stare qui ai clienti. Linuccia, ormai non sei più una ragazzina. Ormai c'hai un'età. E lo sai che i clienti preferiscono Rosetta e Maria, no? Cominciano a schifiarti. Una sanguisuga, vedi? Oh, attenta a come parli, sconocchiata. Calivano mezza strada, se non mi porti rispetto. Lo capisti? Io non me lo meritavo questo. Non me lo meritavo questo, io volevo... Io mi volevo sposare. Male mi è andata! E la vita, figlia mia. Donna Mara. Donna Mara. Aiutatemi. Ancora? E che hai fatto finora? Senti, va, dimmi, va. A piano, fora, vattene in camera. Spicciati. Ora scendono i clienti. Lina. Lina. A chi hai ancora un baroni, pensi? Avanti. Avanti, non ci pensare più. Ma picchi niente, sapete? Nonna Mara mi abbiamo fora. E appena ci dissi picchi, mi carica un malo pugno, un talocchio. Ma che ci fece sto buttata in sordo? Che ci fece? A vent'anni che stanno chiudendo i casi. E io resta in mezzo alla strada. E chi ci vuol fare? E chi ci vuol fare, Lina? Sarà che... Che a me ci le farà buttare in ora, ma fai fuori. Sto figlio di... Avanti, avanti, cambia d'ora. Ca, ce n'è per tutti. Tra una pochi mesi, a sderrubo uno quattere. Ma cara via celeste. Mezza. Io non storno nei cristiani. Un da quattere nuovo, dicono annesima. E ve lamentate. A me non da case nuove. O c'è successo pure. Ho fatto il naucio. E che finendo tutte cose qua. Buddello e maronna. Io me ne vai a Milano. A fare a buttare le mie soldi. E vuoci? E vuoci, che fai? Che facevo? Ah. Mi pare tanto. Mi pare tanto. Maritate, ma mentre diventate sta capricciotti non siete più. Poi vengono i figli. Le cose canciono. E vabbè, facciamo finta che le cose sono da così. Abbiamo non terra o quattere. E quello vuole che le nostre ricordi. No, chi tu mai? Le cose non ve la fa scordare perché ognuno di voi ha una storia. Di avoscia care, come chi dà di Don Pippo Chianchieri, Don Carlo Costurere, Don Tano Tostocco, Don Nino, Usciuraro, eh? E tutti l'auce. Io me ne vai a Milano, ma voi c'è qua a restare. E ogni volta che tornate qua, e tagliate chi tu che restavo, mi viene una scelta in tuo cuore. E chi ca? Ma chi ti mancava? E per chi di casa ne vanno? E come stesso a Germania. Ci sono ruspe, tante ruspe che cominciano a demolire vecchie costruzioni. I bambini sono tutti attorno con occhi spenti da marionette che ascoltano gli ordini impartiti da tecnici e manovali. Più in là i cani randaggi che scodinzano i nuovi barbari giunti dagli uffici comunali e dall'ispita. E ancora calcinacci e cipria che si mischiano al lesso acre di urina e di sperma. Artigiani e magnaccia che imprecano contro i dirigenti del comune per la mala sorte che li ha assegnati. Poi puppi e puttane, che un variopinto miscuglio di voci e colori intrattengono i passanti come un teatrino improvvisato a tragedia. C'è Femminetta, che ha appena saputo questo male incurabile, e i suoi amici che le stanno attorno per consolarla. Malo destino per due per gli altri, che dovranno sloggiare per sempre da quei posti. Sariddu adesso è un uomo e vuole dare l'ultimo addio a Lina Catanese, la puttana che qualche anno prima gli aveva fatto conoscere le gioie del sesso. Ma Lina non è in casa, è già partita per Napoli e a lui non rimane che ritornare indietro,
cercando di evitare le macerie, le nuove macerie dopo quelle dell'ultima guerra. Il sole è alto e violento nel vecchio Severino, è persino spudorato e curioso. Illumina tutte le nefandezze di quei deportati che dovranno inventarsi un futuro. Strada criminale o schiena spaccata da levare figli, come quella di Saro Bruscia, il pittore. Onorevole, sono disperato. La bottega di Vavvera andava bene, un sacco di clienti avevo. Ma lei lo sa che significa? 100 anni nello stesso posto, è un'ingiustizia, onorevole! Dove era situata la bottega? In via di prima. Mi pare difficile che si possa fare qualcosa. Deve capire che c'è un piano da rispettare, che male che va avrà una bottega annesima. Ma che sta dicendo, onorevole? I miei figli, come stesso mistero fanno. Finisci per veniamo a poterci a rubare. Veniamo a rubare! Onorevole, veniamo a rubare! Si calmi! Ma chi minchia mai stare calmo, onorevole? Chi minchia mai stare calmo? Ad un certo punto cominciano ad arrivare notizie sulle gesta di Alfio e Nino che si stanno facendo rispettare in alcune carceri d'Italia. Sembra ieri quando giocavamo con le pistole a lanciarazzi nel giorno dei morti. Alfio, dopo una rapina a Catanzaro, ha fatto il salto di qualità. Si è preso 10 anni perché ci è scappato il morto in un conflitto a fuoco. E ora tutti al quartiere ne parlano come di uno che è diventato qualcuno nella malavita. Si dice che fa parte di una famiglia. Nino è uno dei più importanti spacciatori della provincia. Sembra che rifornisca anche San Leone e zone del centro come Piazza Roma. Non li vediamo da anni e forse non vorremmo più vederli. E un giorno si seppe tutto. Nino si fece corrompere per 100.000 lire. Perché a quei tempi questo era il compenso per commettere un omicidio, almeno nei nostri quartieri, dove c'erano fame e malessere. Ma, per ironia della sorte, doveva uccidere Alfio, che in quei giorni aveva avuto una licenza premio. Era diventato il boss emergente del clan opposto a quello di Nino, ma Nino era rimasto un malacarne qualunque, uno che spacciava eroina e lui stesso si sputtusava ogni tanto nella sciara. All'inizio aveva detto di no, poi pensò che quella sciafallaria di sua madre che gli chiedeva sempre soldi e soprattutto gli venne alla mente un episodio di 4 anni prima. Nell'ultima battaglia dei morti Alfio lo aveva fatto prigioniero assieme ai suoi e per punizione, mentre agli altri spararono solo piombini ai polpacci, a lui Alfio riservò il trattamento dei capi, gli sparò un razzo infuocato alla schiena che lo fece gridare come un cane bastonato. Quell'episodio lo avrebbe segnato per sempre, anche se poi avevano cominciato a rubare autoradio assieme, e pensò che un giorno, non sapeva quando, ma si doveva vendicare. Quel ricordo gli riaffiorò alla mente e accettò di uccidere il suo ex compagno di giochi. Alfio entra nel salone. Un gesto di rispetto del barbiere e un cenno veloce a quello per fargli capire che il taglio come lo portano gli studenti non lo vuole affatto. Il taglio deve rimanere quello di sempre, con la frangetta, le basette lunghe, come quelle del cantante napoletano Pino Mauro. Un'occhiata all'altro cliente e un'altra allo specchio per vedere riflessa per l'ultima volta quella faccia da studi lombrosiani. Minchia! Gli hanno dato la 44 Magnum, quella dei film, quella che quando esplodono i proiettili non c'è scampo per nessuno. Sono proiettili pesanti e Alfio pensa ancora a quel razzo che gli ha lasciato una piaga sulla schiena. Si spalma il gel, la collanina d'oro, sembra un soldato giapponese in partenza per pillarlo. Le 100.000 lire se le è fatte anticipare perché tanto lui minchiate non ne fa, le promesse le mantiene, questa specialmente. Si mette il giubbotto di pelle, scende le scale, apre il garage e prende il Kawasaki 400. Percorre lentamente 2 isolati, facendo ondeggiare da un lato il peso del suo corpo. Si sente leggero, forse un po' perso, ma sta per compiersi il suo destino. Nino si guardò ancora una volta la faccia, mentre con la mano si accarezzava la barba leggermente incolta. E in quell'istante lo vide. Quando lo riconobbe, accennò una smorfia di sorriso.
ma il suo sangue macchiò di colpo lo specchio sotto i colpi della Magnum, prima a gocce, poi a ondate. E non si vedeva quello che succedeva di dietro. E il corpo di Alfio invece barcollava all'indietro sotto i colpi precisi del cliente vicino, che era uno sbirro in borghese. Il barbiere, rannicchiato in posizione fetale, si era pesciato addosso, mentre uno sbirro si dilagò come un fantasma carnefice. Il loro sangue si mischia velocemente sul pavimento e raggiunge l'urina del barbiere, che in quel momento sta gridando con disdegno. E il suo minchia, no, raggiunge i montineri della sciana e scuote il grande albero dei gersi neri. In quel momento tutto era nero, uniti nella morte di un patto eterno. Grazie. Sembrare già risaputo o sentito. Io un mese fa ho perso mio padre, che era l'anima, per quanto mi riguarda, di questo quartiere, perché ha lasciato dei racconti straordinari che poi sono confluiti in questo testo meraviglioso che ho scritto qualche anno fa, meraviglioso perché me l'ha donato lui per certi versi. Da lui ho preso ispirazione, che è appunto l'oro di San Berillo. Avete ascoltato e sentito degli estratti, no il testo completo perché qua non siamo in un teatro, però speriamo un giorno di poterlo rappresentare e donarlo alla città come noi tutti quanti abbiamo donato in questo momento alla città. Grazie.